Nostra colpa, nostra colpa, nostra grandissima colpa. La sconfitta di Roma nasce da una nostra cattiva organizzazione sui calci d'angolo. Tutte le volte che la Roma ha battuto un calcio d'angolo si è resa pericolosa, ha fatto gol, poteva farne altri due. E poi il gol del 2-1 in un momento in cui la partita si era nuovamente riassestata è nato dal nostro solito errore sulla fascia destra. Anche oggi abbiamo preso due gol dalla destra sul calcio d'angolo e sulla palla regalata da fascia destra alla Roma che poi con un rigore in movimento ha segnato con Zaniolo. Peccato perché il primo tempo era sostanzialmente in equilibrio, era stato un po' più impegnato Paolo Lopez di Donnarumma, però la Roma la temevamo, la Roma sorniona, la Roma che ti aspetta, la Roma che sa in qualche modo su qualche palla vagante, su qualche calcio d'angolo con i suoi centimetri di poter fare gol, questa consapevolezza, questa certezza si è prontamente tramutata in realtà. Preso il primo gol, abbiamo rischiato di prendere il secondo, siamo andati in confusione, fortunatamente è finito il primo tempo, nel secondo tempo ci siamo riassestati, abbiamo ancora rischiato solo su azioni da calcio d'angolo, però poi avevamo pareggiato. Però siamo sembrati una squadra quasi timorosa di rimanere sul risultato di parità. Oddio, adesso cosa succede? Oddio, adesso cosa ci fa l'avversario? Guarda, gliela regalo io la palla all'avversario. E abbiamo nuovamente regalato palla all'avversario. L'avversario, con un rigore in movimento, ha fatto gol. Poi il Milan ha creato altre occasioni, ha lottato, ha reagito. Non si può dire che la squadra non sia stata in partita. Non si può dire che oggi la squadra sia stata molle. Certo, non è stata spettacolare. Certo, non è stata vincente. Certo, non è stata cattiva in zona gol. Però rimane l'amaro in bocca per una partita che poteva essere tranquilla. Tranquillamente pareggiata, senza la cattiva disposizione sui calci d'angolo e senza gli stramaledetti palloni regalati da destra, l'azione del 2-1 di oggi di Roma-Milan è un errore purtroppo che si ripete. Poi noi lo sappiamo che i nostri giocatori che sbagliano sono i primi a dispiacersi e i primi a non dormirci la notte, come noi. Però la palla del 2-1 di Roma-Milan di oggi è la stessa del 2-1 dato alla Juve l'anno scorso, che ha poi portato al gol di Ken. Quella palla recuperò Pjanic, gol di Ken, questa palla recuperata da Roma e gol di Zaniolo. La stessa cosa. E non dobbiamo più ripetere questi errori, dobbiamo stare più attenti. È arrivato il momento in cui gli errori, le ansie, i problemi li dobbiamo accantonare, dobbiamo fare cose normali ed essenziali. Non possiamo continuare a regalare palla all'avversario. La classifica dice male, la squadra sul piano offensivo non è dispiaciuta. Adesso poi abbiamo perso la partita e questa nostra affermazione verrà passata al settaccio. La squadra ha creato, aveva pareggiato con Teo Hernandez, è stata pericolosa, però non con le prime punte. Non siamo riusciti mai a essere pericolosi con Leao, non siamo riusciti mai ad essere pericolosi con Piontek. Questo è un dato, dobbiamo mettere un po' più di prima punta, un po' più di peso della prima punta nella nostra fase offensiva, perché insomma nelle ultime partite stanno sostanzialmente segnando Calhanoglu e Theo Hernandez. Piontek ha segnato con il Lecce, oggi però non ha avuto palloni giocabili, anche se ci è piaciuto come è entrato Piontek, per come si è battuto. Niente, questo è un momento in cui la partita mezza e mezza va dall'altra parte, la partita mezza e mezza la perdiamo, poi la Roma con i calci d'angolo a suo favore ha avuto più occasioni di noi, per cui non ci resta che masticare amaro e adesso ritagliarci un fortino San Siro nelle prossime due partite. Noi dobbiamo trovare fiducia, colpi e gol contro la Spal per poi portare un po' di buon umore contro la Lazio, perché se facciamo come contro il Torino poi va male anche la partita della domenica. Avevamo giocato giovedì domenica Torino-Fiorentina, adesso abbiamo un altro giovedì domenica Spal-Lazio, dobbiamo sfruttarlo diversamente. Torino-Fiorentina abbiamo fatto 0 punti, qui dobbiamo farne di più perché altrimenti la classifica finisce per essere un incubo assoluto. Spiace, spiace, spiace per come l'abbiamo regalata, per come l'abbiamo buttata via, per come l'abbiamo persa. Non possiamo più permetterci di perdere partite così, purtroppo. Voi adesso vi sfogherete prendendovela con noi e noi siamo qui naturalmente a soffrire dal nostro punto di vista e a fare da punching ball alle giuste recriminazioni ai tifosi del Milan. Così va questa stagione, sperando che prima o poi il mister la raddrizzi, perché in ogni caso ripetiamo qualcosa di buono nella nostra conduzione della partita si è visto. Eccezion fatta per i calci d'angolo, dove abbiamo sempre rischiato di prendere gol, ed eccezion fatta per questi palloni che partono da destra, per questi palloni che regaliamo, ne aveva regalato uno anche Biglia, ci eravamo salvati. Questi gol che prendiamo da destra stanno diventando una costante. Continuiamo a prendere gol sul nostro lato destro e questa è una cosa assolutamente da correggere il prima possibile, anzi, non deve ripetersi mai più.